non parlerò tutto in Veneto, comunque un saluto e un ringraziamento soprattutto alle centinaia di militanti che è fuori da sta sala, che vengono a tutti. Non capisco per quale motivo il capannone di Prodi con l'officina era un evento di elevato significato culturale e il Parlamento della Padania è qualcosa di folcloristico. Io vi porto i saluti di quel Veneto autonomista che chiede a gran forza a livello nazionale che l'ufficio complicazioni affari semplici, ovvero lo Stato, sparisca dalla circolazione. Questo saluto di 5 minuti perché è esattamente la sensazione che noi abbiamo, che non è rivoluzionaria o sovversiva, ma che è quella di dire fino in fondo che noi le idee ce le abbiamo chiare, che abbiamo ben chiari i bisogni dei cittadini, che abbiamo ben capito che la gallina dalle uova d'oro non le vuol più fare per il sud d'Italia. E che qualcuno si decida di togliere i lacci che ci ha fatto alle mani dietro la schiena e ci lascia operare. Mi spiego, ieri noi abbiamo incontrato il famoso ministro Giarda. Ma innanzitutto sfattiamo una roba, non è che siamo andati a Lourdes e abbiamo trovato chiuso, perché qualche giornale dice che siamo andati lì e Monti non ci ha ricevuto. Io anche qualche regista poi ci ha messo delle sue. La verità è questa, che noi avevamo un appuntamento fissato con il ministro Giarda, che per chi non lo sapesse è colui che scrive e presenta la manovra, tanto è vero che risiede in via 20 settembre al Ministero dell'Economia, il quale ci ha spiegato, con fare molto accademico, che non si può far altro che prendere la vacca del nord e mungerla più che si può. Guardate, guardate che l'elenco che voi l'elenco che voi trovate sui quotidiani, che è un'anticipazione della manovra, è assolutamente veritiero. 24 miliardi che significano per noi patrimoniale, per noi ICI, la prima casa, per noi taglia sanità, 2 miliardi e mezzo di tagli, per noi taglia il trasporto pubblico, il che significa i treni, i nostri studenti, i pendolari, per noi significa le pensioni. L'orizzonte temporale che questo governo si è dato, ricordiamolo, anticipandolo non poco, è di mandare la gente in pensione a 70 anni. Voi capite che la Lega non ha via di scelta, che è quella di schierarsi, o meglio, di saltare il banco velocemente e anche da incazzata e assolutamente difendere la povera gente che da questa manovra è massacrata. Concludere, siccome noi siamo persone responsabili, conosciamo l'amministrazione e la buona amministrazione, diciamo che forse questo governo non aveva la necessità di scomodare tutti gli accademici d'Italia, perché questa è una manovra ragionieristica e con tutto il rispetto che dobbiamo ai ragionieri, semplicemente tagliare dove c'è qualcosa che si può tagliare. Noi invece ci aspettavamo qualcosa di più, che a fianco alle manovre, seppur dolorose, ci sia la volontà di dire anche che in Italia ci sono delle cicale che debbono sparire e debbono diventare formiche, quindi non cantare sotto il sole. Allora, questo governo avrebbe fatto bene ad applicare il principio dei costi standard, ovvero pensare che 26.000 forestali in Sicilia non sono la normalità quando in tutta Italia ci sono 5.000 forestali. Pensare che un ospedale con 25 posti letto e 209 dipendenti non è un ospedale, per cui se ce l'hai te lo paghi te, non te lo pagano quelli del nord.
sui 1.900 miliardi di debito pubblico, miliardi di euro, che costano 80 miliardi all'anno di interessi, vi ricordo che questa manovra vale 24 miliardi per darvi una dimensione, non si creano da nulla, ma si creano dall'assistenzialismo, dalla voglia di dar soldi a chi non se li merita e soprattutto dal fatto che 3 regioni mantengono 17 regioni d'Italia. Allora non lo dovremmo dire proprio noi, perché noi insomma di questi 150 anni l'avevamo detto all'inizio che sarebbe stata comunque l'occasione per celebrare qualcosa che oggi ha qualche difficoltà. Ma la verità è un'altra, la verità è che i padri costituenti nel 1948, lo ricordo un leghista, dicevano dovremmo dare a ognuno l'autonomia che si spetta per scrivere la Costituzione. E questa autonomia noi non l'abbiamo vista perché la gestione centralista ha prodotto ben altri risultati. E allora vi lascio con un pensiero. Einaudi sempre in quell'anno, nel 1948, scrivendo la Costituzione, diceva il risorgimento sarà finito quando tutti avranno la loro autonomia. Grazie, buongiorno a tutti.